In collaborazione con CGFS Prato. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Weekend Sport. Siete pronti per un'altra cavalcata in tutti gli avvenimenti sportivi del prossimo weekend in programma a Prato, provincia e non solo. Allora cominciamo subito parlando di calcio, del campionato di Serie D, Girone D, con il Prato che è reduce dal pareggio sul campo della Correggese, a cui si riferiscono le immagini, per 1-1. Un punto che consente al Prato di portarsi a quota 39 in classifica, quindi di mettere a distanza di sicurezza la zona play-out. Un pareggio su un campo difficile contro una diretta concorrente per la permanenza in categoria. Per quanto riguarda le marcature di questa gara, la Correggese è andata in vantaggio per prima grazie al gol sul calcio di punizione realizzato da Manuzzi, il pareggio del Prato grazie al guizzo di Giordano Trovade. La formazione allenata da Lucio Brando tornerà in campo domenica prossima alle ore 14:30 allo stadio Lungo Bisenzio, dove affronterà la San Maurese. Un'altra sfida diretta contro una compagine, quella di San Mauro Pascoli, che ha 42 punti in classifica, quindi è appena fuori dalle zone calde della graduatoria. Una San Maurese che, pensate, ha lo stesso andamento per quanto riguarda i risultati ottenuti sia in trasferta che in casa. La formazione del Prato dovrà fare a meno di tre giocatori infortunati, vale a dire Angeli e Bassano, due difensori, oltre al centrocampista Giuffridi. Da segnalare invece il rientro dell'attaccante a Diego Mobilio. Per quanto riguarda invece la compagine della San Maurese, dovrà rinunciare al difensore Maggioli e all'attaccante Maltoni, entrambi fermati dal giudice sportivo per un turno. Arbitrerà il match il signor Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. 9 le partite dirette in questa stagione per il fischietto campano. Per quanto riguarda l'andamento, ci sono state 2 vittorie delle squadre di casa, 2 pareggi e 5 vittorie delle squadre che invece hanno giocato in trasferta. Quindi un match atteso, con il Prato che cerca altri punti per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. E continuiamo a parlare di calcio, ma ci spostiamo al campionato di eccellenza. Campionato di eccellenza toscano Girone B, dove ci sono 2 formazioni della nostra provincia che sono impegnate, vale a dire la Zenit Prato, attestata al terzo posto della graduatoria con 44 punti. Un momento davvero positivo per la formazione allenata da Simone Settesoldi, che nell'ultimo turno è andata a vincere sul difficile campo della Castiglionese, imponendosi per 1-0. Decisivo il guizzo del baby Falteri. Per la Zenit Prato la possibilità di confermare la propria terza posizione nell'impegno casalingo in programma domani nella gara di anticipo alle ore 14:30 al Bruno Chiavacci contro la Chiantigiana, formazione attestata al penultimo posto della classifica. Una partita sulla carta abbordabile, anche se bisogna tener conto dell'assenza in casa della formazione appunto della Zenit dell'attaccante caggianese, fermato per 3 turni già il giudice sportivo. Per quanto riguarda invece il Prato 2000, la situazione ormai è drammatica. 8 punti soltanto per la formazione pratese, attestata all'ultimo posto della graduatoria. Nell'ultimo turno di campionato è stato sconfitto per 5-0 proprio dalla Chiantigiana, dando quindi definitivamente addio ad ogni possibilità di rientrare e di puntare ai play-out. Il Prato 2000 nel prossimo turno sarà in casa al campo sportivo Puskas di Signa, dove affronterà la Collegiana. E adesso è il momento di andarci a collegare con la nostra diletta Bitorsoli. Questa sera
attenzione, perché andiamo alla scoperta di uno sport innovativo, uno sport tutto da scoprire, quindi ci colleghiamo con la piscina di Mezzana, andiamo a scoprire con la nostra Diletta il nuoto pinnato. Io sono veramente curioso. Linea quindi a Diletta Bitorzoli, vai pure. Buonasera e grazie per la linea, Massimiliano, benvenuti anche da parte mia a questa nuova puntata di Weekend Sport. Sono alla piscina di Mezzana e sono ospite di Nota Pinna Prato. Qui con me abbiamo l'allenatore, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Martino, descrivici questa società Nota Pinna Prato e che cosa fate? Nota Pinna Prato è un'associazione sportiva agonistica di nuoto pinnato, quindi l'unica appunto associazione qui presente sul territorio pratese, nata nel 2021 insieme appunto a altri quattro miei colleghi nonché amici, ed ecco che abbiamo intrapreso questo percorso, questo nuovo percorso di attività natatoria attraverso l'uso di bipinne e di monopinna. Poi appunto andremo ad illustrare insomma queste attrezzature e i ragazzi appunto utilizzano per poter affrontare gare sia indoor, quindi in piscina, e sia in outdoor, quindi nei laghi e nei mari. Come è nata l'idea di aprire questa società? L'idea è nata è quella di dare appunto ai ragazzi un'alternativa appunto al nuoto puro. Facevo appunto le gare di nuoto puro insieme ai miei atleti appunto del centro giovanile di formazione sportiva, oramai risale al 2010, ed ecco che poi ho scoperto questa nuova disciplina, ho scoperto la nuova federazione, questa nuova federazione in realtà che è vecchia, quindi esiste già da tanti anni, ed ecco che ho intrapreso questo percorso, quindi un'alternativa quindi al nuoto puro attraverso l'utilizzo di pinne, di monopinna, attraverso l'utilizzo anche di bombole, perché viene fatta anche attività di velosub, quindi sotto l'acqua, di apnea e di orientamento subacqueo. Comunque il nuoto pinnato attraverso appunto la federazione FIPSAS, che è la nostra federazione di riferimento, abbraccia tutte queste specialità. Una disciplina che, come detto, si può fare sia in piscina che fuori, laghi o mare aperto. Qual è la differenza e se viene fatto anche dai ragazzi qui che la frequentano a Prato? Nota Pinna Prato, ecco che ha anche dei ragazzi che svolgono attività di gare in outdoor, quindi nei laghi. In passato abbiamo avuto anche un atleta che è stata vicecampionessa italiana di orientamento subacqueo, Alessia Toccafondi, e poi ci siamo buttati nel fondo, quindi del nuoto di fondo, quindi dal chilometro fino ai 5 chilometri. Vengono svolte queste gare nei laghi. Partirà il fondo dal 16 maggio in questa stagione appunto 2022-2023, e qui abbiamo anche diversi atlete dalle più piccole alle più grandi che hanno intrapreso questo percorso nell'outdoor, ovviamente molto diverso rispetto alla piscina. Piscina ha dei riferimenti attraverso delle linee ovviamente che sono presenti in vasca, ovviamente nell'outdoor l'atleta deve alzare spesso e volentieri la testa per capire dove sta andando e quindi mantenere la giusta direzione. Per quanto riguarda gli atleti, è una disciplina che viene intrapresa sin da piccoli? Allora sì, la disciplina appunto del nuoto pinnato viene intrapresa attraverso l'avviamento al nuoto pinnato effettuata grazie a una convenzione che Nota Pinna Prato ha stipulato con il Centro Giovanile di Formazione Sportiva, quindi abbiamo un corso di avviamento nelle nostre piscine qui a Prato, e poi ovviamente con l'attività agonistica vera e propria, ecco che i ragazzi passano da noi, quindi come Nota Pinna Prato. I bambini iniziano appunto nelle prime fasi dette esordienti, quindi 9, 10, 11, 12 anni, ed ecco lì che poi parte l'attività agonistica appunto con le categorie. Tra poco andremo a conoscere una protagonista di Nota Pinna Prato, perché qualche giorno fa, settimana scorsa, anzi, ci sono stati i campionati italiani. Sì, abbiamo partecipato ai campionati italiani assoluti di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro. Lo scorso fine settimana una nostra atleta, Giulia Mencarelli, ha acquisito il titolo di vicecampionessa italiana degli 800 metri con monopinna, questo attrezzo che viene appunto chiamato la Formula 1 dello sport acquatico, perché si raggiungono velocità veramente elevate.
Società costruita nel 2021, quindi insomma molto giovane, però avete già raggiunto dei successi. Sì, esatto, appunto. L'ultimo successo è quello dello scorso fine settimana, ma nel 2021 abbiamo avuto anche un'altra atleta, Martina Tronci, che è stata campionessa italiana nella distanza dei 400 metri con le pinne e vice campionessa italiana nella distanza dei 200 metri pinne. Quindi ecco che nelle varie specialità, quindi pinne e monopinne, Nota Pinna Prato è presente. Ti ringrazio Martino, noi restituiamo la linea allo studio e tra poco andremo a conoscere Giulia. Ci vediamo tra poco. Che spettacolo ragazzi, a Prato siamo veramente molto molto bravi nelle varie discipline sportive, adesso stiamo eccellendo anche nel nuoto pinnato, quindi rimanete incollati lì perché a breve approfondiremo ancora con la nostra Diletta Bitorsoli tutti i dettagli e tutte le curiosità riguardo questo sport davvero affascinante. Adesso è il momento invece di parlare di rugby. Non ci sono buone notizie per i Cavalieri Union Prato. Nel big match a cui si riferiscono le immagini contro Lazio, la formazione allenata da coach Chieta è stata superata per 21-37. Troppo forte la formazione laziale che ha vinto, dimostrando di avere una marcia in più rispetto al Prato. Prato che adesso però non si deve assolutamente disunire, perché l'obiettivo è quello di centrare i playoff, di centrare il secondo posto, e quindi c'è da tenere a bada Capitolina, che adesso sopravanza al secondo posto Prato, che è scivolato invece in terza posizione, anche perché la formazione di coach Chiesa deve recuperare una partita. Lo farà domenica prossima quando sarà di scena ad Avezzano per cercare appunto di riprendere la propria marcia vincente. Una partita comunque molto molto insidiosa, perché Avezzano è la quarta forza del campionato, quindi dopo quelle tre che di fatto stanno facendo un campionato assieme, riferisco a Lazio, Capitolina e Prato, c'è proprio Avezzano, quindi un test importante, un test che servirà per il morale, perché c'è da dare veramente un colpo di spugna ai brutti ricordi legati a questa sconfitta con la Lazio, e c'è da ripartire perché l'obiettivo della formazione pratese rimane quella di centrare i playoff. E adesso è il momento di andare a salutare il nostro ospite in studio. Questa sera parliamo di calcio femminile. Allora do il benvenuto a Sara Colzi. Ciao Sara, buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti. Sara Colzi, che è l'allenatrice del CSL Prato Social Club, formazione che sta militando nel campionato di promozione. Sta facendo davvero un campionato straordinario, secondo posto in classifica, dietro al Marginone, però ad un passo veramente dalla promozione in eccellenza, quindi un campionato top davvero. Sì, ad un passo dalla promozione, perché è bene magari dirlo, passano nella categoria superiore, cioè in eccellenza, le prime due classificate del campionato. E, domenica prossima saremo ospiti della Massese, che è la squadra che è dietro di noi al terzo posto, a un distacco di 8 punti, e mancano soltanto 3 partite alla fine, quindi speriamo anche con un punto, con un pareggio, di poter già festeggiare la promozione anticipatamente. Per ora veramente un percorso bello, impegnativo, super impegnativo, perché è dal 31 di agosto che stiamo cercando di lavorare a 360 gradi per dare una costruzione importante per quanto riguarda il settore femminile in questa società. E le ragazze si sono impegnate, si sono calate nella parte di fare questo sport a livello, diciamo, professionale, e infatti poi i risultati si sono numeri messi. Numeri davvero straordinari. Pensate, il CSL Prato Social Club in 15 gare di campionato ha ottenuto 12 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Miglior attacco del campionato con 61 gol realizzati, seconda migliore difesa con 6 reti soltanto subite. Però è anche vero che è stato un campionato a due tra
il Prato Social Club CSL e il Marginone, che è primo in classifica con 43 punti, 14 vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta, 59 gol fatti, uno subito. Insomma, è stato un testa a testa davvero incredibile. Sì, è stato un testa a testa incredibile. Abbiamo perso in casa loro nella girone d'andata per 1-0 per uno svarione nostro difensivo. In casa nostra invece abbiamo pareggiato 0-0. Però c'è da dire che abbiamo sempre dimostrato di giocare a calcio. Abbiamo un'identità di squadra, abbiamo una filosofia che vuole dimostrare che esiste un calcio giocato dalle donne, che è un bel calcio. E chiaramente è stato difficile inciampando con il Marginone, dove siamo stati sconfitti 1-0, poi la seconda sconfitta anche lì per un altro errore, la San Giovannese ha vinto in casa nostra per 1-0. Chiaramente con un campionato così corto è stato anche difficile poter raggiungere la prima, che comunque ci precede a 6 punti e che insomma... Ma l'obiettivo è lì a un passo, e quindi nel match con la Massese con un punto si potrà brindare al salto in eccellenza. A livello più generale, ricordando che in questo campionato milita anche un'altra squadra pratese, vale a dire la Galcianese di Cesare Pallara, che tra l'altro il CSL Prato Social Club ha battuto nell'ultimo turno di campionato per 3-0, vorrei chiedere a Sara Colsi come sta il calcio femminile a Prato. I numeri stanno crescendo, più che altro c'è grande interesse da parte delle ragazze che si stanno avvicinando a questo meraviglioso sport. Ma allora, il calcio femminile sta crescendo ormai da diversi anni a livello nazionale e poi a cascata a livello regionale e provinciale. I numeri parlano chiaro e c'è un incremento sempre costante del numero delle tesserate. Chiaramente dopo il mondiale del 2019 è stato lì un po' l'impennata, dove l'Italia ha ben figurato e ha veramente fatto avvicinare tantissime ragazze. Si parla, ci sono stati degli studi effettuati dal centro studi della FIGC, che dopo il mondiale addirittura c'è stata una richiesta di aumento, di richiesta di entrare nelle scuole calcio del 40% a livello femminile. Quindi a cascata anche nel piccolo, quindi nelle province, c'è un'attenzione di più. Ora insomma le bambine non hanno più degli ostacoli in famiglia come magari ho vissuto io da piccola. I genitori cominciano a vedere questo. C'è un salto culturale. C'è un salto. È vero che è molto ancora lento rispetto, noi siamo indietro rispetto ai paesi europei e mondiali di 20 anni, come cultura io intendo. Però pian pianino sta cambiando la percezione, e quindi anche a Prato ovviamente insomma sì, già con la nostra squadra, ma poi c'è la Galcianese, è vero, poi abbiamo la Zenit dove che comunque ha un buon settore giovanile, Zenit che non ha la prima squadra ma alle piccole, quindi si sta muovendo, e penso che Prato insomma, soprattutto poi col fatto che ci sarà una squadra in eccellenza, possa essere, cioè ci si possa ritenere contenti, ecco. Gli ultimi 30 secondi li vogliamo andare a spendere su quella che è la programmazione, perché Sara Colsi è un grande personaggio per quanto riguarda il calcio femminile, che ha deciso di sposare il progetto del CSL Prato Social Club. Nella vostra roadmap l'eccellenza era il primo passaggio. Qual è l'obiettivo a lunga città? Ma è quello anche di creare, ovviamente, di intanto come finisce il campionato per quanto riguarda la prima squadra, continuare ad allenarci a un certo livello e comunque cominciare anche a pensare di incrementare le sedute di allenamento. Insomma, le ragazze devono sempre più mentalizzarsi che poi è un salto di categoria importante. Questo per la prima squadra. Poi l'obiettivo che ci siamo dati è quello anche di cominciare a costruire anche la cosiddetta filiera, quindi partire dal basso con il reclutamento di bambine, per cui saranno fatti degli open day a partire proprio dal mese di aprile. Come finisce il campionato di eccellenza, ci dedicheremo molto anche a far provare, sperimentare il calcio alle bambine o alle ragazze anche
anche insomma per comporre un eventuale under 15 o categoria anche superiore tipo un under 17. Quindi vogliamo pian pianino cominciare a costruire dal basso per poi in un futuro, magari non tanto lontano, avere proprio la filiera per poi insomma far arrivare le ragazze giovani in prima squadra. E allora l'obiettivo è quello di fare questo punto a massa, ovviamente se ci arrivassero i tre sarebbero ancora più graditi, perché si va sempre a giocare per vincere, e poi semmai la domenica successiva festeggiare tutti al campo Vittorio Rossi questa promozione in eccellenza. Possiamo dire quindi missione quasi compiuta. Quasi compiuta, però sempre con, andiamo a massa, ho detto alle ragazze anche ieri, con grande concentrazione, con grande serietà, perché nulla è scontato e quindi noi insomma dobbiamo arrivarci concrete. Bene, a questo punto noi proseguiamo invece con la nostra scaletta parlando di calcio a 5. Parliamo di calcio a 5 con la Serie A2 e qui purtroppo le notizie non sono positive, con il Prato Calcio a 5 che è sempre attestato all'ultimo posto in classifica nel campionato di Serie A2. Era un match importante quello a cui si riferiscono le immagini, vale a dire lo scontro contro i romani dell'Eur Calcio a 5, formazione attestata al terzultimo posto della graduatoria con 18 punti. Quindi il Prato doveva vincere per mantenere accesa la fiammella e la speranza della permanenza in categoria. E invece è arrivata l'ennesima sconfitta, la 19ª sconfitta stagionale, che se su 21 gare di campionato vi rende praticamente edotti su quello che è stato l'andamento della stagione della formazione appunto pratese, sconfitta per 6-2 contro l'Eur Calcio a 5. Adesso mancano 5 gare al termine della regular season e alla ripresa, perché domenica il campionato osserverà un turno di stop, il Prato sarà di scena addirittura sul campo della capolista, il Genzano. Quindi diventa davvero difficilissimo poter sperare di rientrare appunto nella possibilità, quantomeno di sperare in un posto play-out. Situazione davvero difficile per il Prato Calcio a 5 in A2. E adesso è il momento di rimanere in palestra, però di parlare di basket. Parliamo di basket con la formazione della Sibe Prato, che è reduce da una sconfitta abbastanza imprevista, perché ha perso sul parquet di Lucca, a cui si riferiscono le immagini, per 84-68. Pensate che nel primo quarto i Dragons erano avanti 10 punti, poi c'è stato un vero e proprio blackout e Lucca è rientrata in partita e poi agevolmente vinto per 84-68. Per Lucca, che sta attraversando un buon momento di forma, si tratta della quinta vittoria consecutiva. Per quanto riguarda Prato, buone le prestazioni di Salvadori, autore di 18 punti, e Di Magni con 14 punti. Una formazione dei Dragons che perdono quindi la leadership della classifica, dove si attesta attualmente Cecina con 34 punti. Seconda posizione per tre formazioni, Virtus Siena, Prato e Castel Fiorentino. Insomma, una vera e propria ammucchiata in testa alla classifica. Adesso la formazione dei Dragons torna appunto in campo domenica 12 alle ore 18 alla palestra del Toscanini, dove affronterà la Synergy Valdarno. Quindi urge assolutamente una vittoria, sulla carta parrebbe anche abbastanza agevole il confronto contro Valdarno, che è penultimo in classifica. Poi ci sarà anche il turno infrasettimanale, perché si giocherà anche mercoledì 15 con il derby di Agliana, si giocherà alla palestra del Capitini e si affronterà Agliana, formazione attestata a 22 punti in classifica. Quindi in 3 giorni i Dragons hanno la possibilità di risalire la china, 3 giorni fondamentali per il proseguo della stagione, la formazione di coach Pinelli. E adesso è il momento invece di parlare di volley, ma di volley maschile, vediamo.
Parliamo di pallavolo con l'impresa dei ragazzi della Kabel Prato che hanno ottenuto una vittoria contro Orte, a cui si riferiscono le immagini, per 3-2. È stata una partita combattutissima, pensate ai parziali 25-23, 21-25, 25-22, 22-25 e poi 15-4. Una vittoria che consente alla formazione della Kabel Prato di attestarsi a quota 31 in classifica, in ottava posizione. Adesso la compagine allenata appunto da Novelli tornerà in campo sabato, quindi domani alle 17:30 al Palasport di Foligno, dove andrà ad affrontare la formazione delle Dotto Rossi Ascensore. Settima posizione, 32 punti, il Prato è ottavo a quota 31, quindi sembra abbastanza scontato che sia una partita equilibrata dove chiaramente la posta in palio è altissima. E adesso è il momento di tornare a parlare di calcio a 5, però scendiamo in Serie B, vediamo. È un gran momento per il Futsal Prato, formazione che milita nel campionato di Serie B di calcio a 5. La formazione allenata da Massimo Zudetic ha vinto, anzi ha stravinto, il derby di Campi Bisenzio contro l'Arpinova e si è imposta per 8-4. Le immagini proprio si riferiscono a questo confronto. Una vittoria che porta il Futsal Prato a quota 35 in classifica, quindi in piena zona playoff. Un andamento davvero molto positivo per la formazione bianco-azzurra, che domani tornerà in campo alle ore 15 al palazzetto del Keynes, dove affronterà il Real Casalgrande, formazione attestata a quota 18 in piena zona play-out, quindi l'opportunità di proseguire questa striscia positiva e di confermarsi pienamente in zona play-off. Insomma, questo Futsal Prato adesso ci crede e ci crede davvero. E adesso è il momento di tornare a parlare di pallavolo, ma pallavolo femminile. Allacciate le cinture che qui vanno fortissimo, vediamo. Le ragazze della Pallavolo Prato stanno facendo qualcosa di straordinario, si confermano terza forza del campionato e sono andate a battere agevolmente, lo vedete da queste immagini, Rimini per 3-0. Troppo forte la formazione pratese, che ha ottenuto la 15ª vittoria stagionale con questi parziali 25-21, 25-17, 25-19. Una vittoria mai stata in discussione, che conferma Prato in terza posizione in classifica dietro le due formazioni capoliste, vale a dire Ozzano Bologna e appunto Ambra Cavallini Pontedera, che hanno 49 punti. Per la Pallavolo Prato invece i punti sono 44. Nel prossimo turno la formazione pratese sarà di scena in trasferta nella località di Polverigi, che è una località in provincia di Ancona. Si giocherà quindi in questo comune, Polverigi, 5.000 abitanti, appunto nel palazzetto dello sport, dove andrà ad affrontare la formazione appunto locale del Beauty Effect, una formazione che è attestata al quinto posto in classifica con 34 punti. Quindi non sarà assolutamente una partita agevole in un palasport che sarà caldo, quindi le ragazze pratesi dovranno giocare al massimo per ottenere un'altra vittoria e confermarsi seconda forza del campionato. Adesso è il momento invece di parlare di tennis tavolo al femminile. E qui parliamo della Chat Prato, che ha ottenuto un risultato davvero straordinario sul campo di Murevera, non tanto per quella che è stato appunto il risultato finale, che è stato 3-3 contro la compagine ultima in classifica, ma per come è maturato, perché pensavate che Prato perdeva 3-1, poi c'è stata la rimonta davvero straordinaria della formazione pratese, che ha quindi chiuso il match sul 3-3. Un risultato che consente al Prato di rimanere ancora in piena zona playoff. La classifica vede al comando Castel Goffredo con 19 punti, su Tirol a quota 13, Norbello che appunto insieme alla Chat hanno 9 punti. Quindi nell'ultimo turno del campionato, che sarà in programma il 2 di aprile, la Chat, battendo Norbello,
avrà l'opportunità di qualificarsi ai play-off, e quindi sarebbe un risultato davvero straordinario per la formazione pratese, che sta lottando con le big appunto di questo campionato di tennis tavolo femminile di Serie A, e quindi vedremo il 2 d'aprile se Prato riuscirà in questo grande obiettivo. Intanto si gode il 3-3 in rimonta sul terreno del Murevere. Ci stava il replay su questa grande giocata. Saluto anche il nostro Messi regia, il nostro Paolo Innocente, insieme ai capocorri chiusa alle telecamere. È il momento adesso di collegarsi con la nostra diletta Bitorzoli. Sara Colzi, ma il noto pinnato ti appassiona? Ma sinceramente, sono veramente sincera, non sapevo che ci fosse a Prato una realtà così strutturata, peraltro anche vicino a casa, quindi la sensazione che ho avuto guardando le immagini prima è sensazione super positiva. Io sono, diciamo tra virgolette, ancora mi refuso un atleta master, però ancora un atleta, nel senso che nella mia quotidianità cerco di ritagliarmi sempre l'oretta di corsa o comunque qualcosa, però che è traumatico, perché correre a una certa età poi, certo, ti fa venire fuori tutti gli acciacchi pregressi, e vedere, ecco, se una volta ogni tanto si potesse approfittare di questa disciplina, perché mi dà l'idea proprio di armonia, armonia del corpo, il corpo che rientra in equilibrio, che l'individuo si riconnette con se stesso, ecco, quindi insomma bello e adesso andiamo a scoprire altre curiosità, altri aneddoti, e a conoscere anche una campionessa, perché a Prato non ci facciamo mancare niente, e anche nel noto pinnato abbiamo una atleta che eccelle. Allora ci ricolleghiamo con la piscina di Mezzano, dove c'è la nostra Diletta Bitorzi, ancora la scoperta del noto pinnato. Diletta, vieni a te. Grazie Massimiliano, siamo tornati qui in diretta dalla piscina di Mezzano, sono qui con Giulia. Ciao Giulia. Ciao. Come vediamo, Giulia ha una bellissima medaglia al collo, perché settimana scorsa è diventata vice campionessa di nuoto pinnato, vero? Esatto, domenica pomeriggio ho fatto gli 800 monopinna e sono riuscita a vincere il secondo posto con un ottimo tempo, e sono felice di questo. Com'è nata, Giulia, da parte tua questa passione per il nuoto pinnato? Perché almeno a mio avviso io non conoscevo questo sport e mi sembra uno sport davvero particolare. Allora, io ho iniziato con nuoto normale quando ero piccolissima, e siccome mio fratello già praticava il nuoto pinnato ho deciso anch'io di iniziare e mi è piaciuto molto. Come funziona un allenamento di nuoto pinnato? È uguale al nuoto oppure c'è qualcosa di diverso oltre alle pinne, ovviamente? Oltre alle pinne usiamo anche la monopinna, che si può avere anche di vario tipo, ed è molto più veloce ed è molto più forte, giustamente. Allora, facciamola vedere ai nostri telespettatori. Questa è la monopinna, giusto? Sì, questa è quella rialzata. Qua ci sono anche di vario tipo. Puoi ed anche è dire anche su, facciamola proprio vedere. Questa qui è rialzata e la uso per le distanze fino ai 1500, poi giustamente per le 5 km ne uso una un po' più leggera. Questa è quella con cui hai vinto la medaglia, quindi. E oltre a questo tipo di pinna ce ne sono anche altre? Sì, certo, abbiamo anche la monopinna piatta e la monopinna in gomma, che viene usata più che altro per gli esordienti. Ok. Allora, vediamo se ce le fanno vedere. Questa la possiamo lasciare qua. Questa qui è quella piatta e vengono usate per gli italiani, e senza costumone, perché la rialzata la usiamo nel costumone ed è molto più leggera. Quindi te le usi tutte e due? Sì, esatto, però per gli assoluti uso questa. Okay. E poi ne abbiamo anche altre. Questa è la monopinna in gomma e viene usata per gli esordienti, e è leggerissima e giustamente non spinge molto meno rispetto a quella rialzata o a quella piatta. Per quanto riguarda gli allenamenti, che tipo di allenamenti fate? Fate anche piscina, fate anche palestra, scusami, come magari può succedere nel nuoto, oppure vi allenate solo in piscina? No, facciamo anche palestra, comunque qualcosa a secco, giustamente nella settimana.
Per quanto riguarda la tua carriera, che cosa ti aspetti e quali sono i tuoi obiettivi? Io spero giustamente di vincere anche qualcos'altro, comunque di migliorare il mio tempo e niente. Per il momento ti alleni solo in piscina oppure vai anche fuori? Per il momento mi alleno in piscina, però per esempio d'estate mi alleno anche nel lago. E in futuro parteciperai a gare nel lago e in mare aperto? L'ho già fatto, sia a gare nel lago che nel mare. E c'è tanta differenza? Sì, molta differenza, è tutto molto più diverso, per esempio non ci sono le virate, poi giustamente è molto più anche complicato, non hai i punti di riferimento e devi anche guardare e renderti conto di dove sei. Ti piace di più? Qual è quella che ti piace di più? Sinceramente, cioè, mi piacciono tutte e due, quindi non saprei. Non importa scegliere, puoi farle tutte e due. Esatto. Allora Giulia, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo sia da parte mia che da parte di tutta Weekend Sport. Noi continueremo a seguire, insomma, i tuoi successi e quello di Nota Pinna Prato. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie. Grazie anche ai nostri telespettatori e noi ci vedremo venerdì prossimo alla scoperta di un altro sport. Grazie Massimiliano e grazie a tutti. Alla prossima. Grazie alla nostra Diletta ci siamo fatti una cultura quindi sulla monopinna, sulle pinne di questo sport davvero interessante, quindi lo riapprofondiremo. Adesso noi proseguiamo con la nostra scaletta parlando di pallamano femminile. Notizie non positive per la Touche Prato, che era attesa dallo scontro diretto contro Ferrara, la Securfox Ferrara. Sconfitta quindi per la formazione allenata da Valentina Megli, sconfitta per 29-26, una sconfitta che consente a Ferrara quindi di mettersi praticamente in zona sicura, quindi di dare un bel calcione alla zona play-out, mentre per Prato è una sconfitta che l'undicesima stagionale che lascia la formazione biancazzurra al quota 12 in classifica, quindi in piena zona play-out. Adesso il campionato si ferma per gli impegni della nazionale con la Touche Prato che tornerà in campo il 18 di marzo alle ore 21 in casa al Palacobilizza, dove affronterà il Casalgrande Padana e sarà uno scontro diretto, perché pensate che il Casalgrande Padana ha 14 punti, la Touche Prato ne ha 12, quindi la salvezza passa praticamente da questo scontro del 18 di marzo al punto Palazzetto dello Sport di Prato, quindi sarà una settimana importante di preparazione per la formazione allenata da Valentina Megli. E adesso è il momento di parlare di ciclismo con un'intervista davvero esclusiva con la nostra supercampionessa, la pratese Doc Vittoria Guazzini. Quindi vediamo subito appunto come si è comportata la nostra atleta nella kermesse importante delle Strade Bianche di Siena. Quindi è il momento del ciclismo. Strade Bianche 2023, una delle classiche più ambite a livello internazionale, una delle più ambite sia per il ciclismo maschile e femminile. Ecco perché non poteva mancare a questo appuntamento Vittoria Guazzini. Un bel boato quando sei stata presentata, fa piacere. Sì, assolutamente, sono non proprio le strade di casa ma quasi, quindi vedere tutti questi tifosi fa sempre molto piacere. La stagione è cominciata bene, oggi cosa farai? Oggi cercherò di stare il più vicino possibile alle nostre leader e poi speriamo che in Piazza del Campo possa festeggiare una di noi. Quali sono gli obiettivi per il 2023? Ma spero di avere una buona condizione per le classiche, poi l'estate con i mondiali sicuramente sarà un bel obiettivo, ma intanto pensiamo oggi che è già dura e lunga abbastanza. Giornata storica per il ciclismo pratese, perché in questo panorama eccezionale due squadre della provincia di Prato, il Vaiano Team Basso a Roma Italia e poi la Ziraf Born to Win, in una giornata che ha visto il dominio delle atlete straniere con la vittoria di Vollering sulla compagna di squadra Kopecky. Per la nostra Vittoria Guazzini, grande prestazione dopo aver lavorato in appoggio per le compagne di squadra, è riuscita a concludere addirittura nelle prime 30 posizioni, mentre per il team Vaiano Basso a Roma Italia, bella prestazione della campionessa lituana Rasa Lelevite.
Anche nel ciclismo, insomma, Prato fa sempre sentire la sua voce. Adesso è il momento invece della rubrica a cura del Centro Giovanile di Formazione Sportiva di Prato, che questa settimana ci farà conoscere il magico mondo della ginnastica. E quindi andiamo subito a vedere. CGFS racconta. È una disciplina in continua evoluzione quella della ginnastica artistica, uno dei pilastri del Centro Giovanile di Formazione Sportiva che conta centinaia di iscritti. I numeri dopo la ripresa delle attività a seguito del periodo pandemico sono in rapida crescita e gli spazi messi a disposizione degli iscritti sono sempre di più. La ginnastica artistica è una delle discipline storiche del Centro Giovanile di Formazione Sportiva e anche quest'anno i numeri sono in netto aumento. Sì, il settore della ginnastica è in continua evoluzione, i numeri aumentano di continuo, soprattutto dopo la pandemia del Covid-19. Siamo ritornati a dei numeri importanti, siamo a 330 bambine iscritte di tutto il settore. E qui siamo nella palestra di Vergaio, dove viene fatta la ginnastica artistica che parte dagli 8 anni in su fino ai 16, e altre sedi sono la palestra di Borgo Nuovo e la palestra di Casella. Qui a Vergaio l'attività viene fatta il giovedì e il venerdì nella seconda fascia oraria, quindi dalle 18.30 fino alle 20. E a Borgo Nuovo sempre il martedì e il giovedì, sempre dalle 18.30 alle 20, e a Casella il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.30 alle 20. Come si suddividono i corsi in base alla fascia d'età? Allora, i corsi sono, per quanto riguarda la ginnastica artistica, sono divisi in fascia d'età, quindi si parte dai 5, 6, 7 anni e si parla di un gioco artistica, quindi dove la parte del gioco è presente, ma dove anche ci sono i primi fondamentali della ginnastica, tutti gli esercizi propedeutici per la ginnastica. Dagli 8 anni in su si parla proprio di veri corsi di ginnastica artistica, dove vengano proprio insegnate le basi e per poter poi continuare anche un discorso in società, quindi un livello promozionale o addirittura agonistico. Come si svolge una lezione tipo? Una lezione tipo si svolge per la fascia dei più piccoli con un gioco iniziale, un riscaldamento proprio di un'attivazione muscolare e poi un lavoro sulla flessibilità e le prime esperienze, esercizi propedeutici con gli attrezzi. Gli attrezzi della ginnastica artistica sono il corpo libero, la trave e il trampolino. Come fare per iscriversi? Per iscriversi potete visitare il sito del Centro Giovanile di Formazione Sportiva www.cgfs.it, cliccando su multisport e a sua volta cliccando su ginnastica, dove troverete tutte le palestre con gli orari dedicati. È possibile fare un'iscrizione online oppure andare direttamente presso gli uffici di Via Roma. Prima di procedere all'iscrizione potete andare a fare una prova gratuita presso le nostre palestre, dove troverete i nostri insegnanti e vi daranno tutte le informazioni necessarie. A raccontare il percorso evolutivo in questa disciplina da parte di bambine e ragazze è una delle educatrici del CGFS, Claudia Carmagnini. Raccontiamo cosa imparano le bambine a lezione. Allora, le bambine durante una lezione imparano tante cose. Inizialmente i primi anni di ginnastica con il corso di gioco gym, tramite gli schemi motori di base rafforziamo appunto quelle che sono le capacità coordinative sotto forma ludica. Nel corso invece del gioco artistica di bambine di 6-7 anni iniziamo a imparare anche le propedeutiche della ginnastica artistica vera e propria, quindi magari una capovolta avanti, la capovolta indietro, il ponte dal basso, la ruota e le prime ribaltamenti della statica, quindi coniglietti, coniglietto verticale, eccetera. Nel corso di ginnastica artistica vera e propria, quindi con le bambine più grandi, dagli 8 anni in su, che sarebbe questo corso, impariamo
oltre alle cose basi, diciamo, le acrobatiche basi della ginnastica artistica, anche ad utilizzare i grandi attrezzi, quindi la trave, il trampolino e il corpo libero. E facciamo una gara durante l'anno dove appunto le bambine fanno vedere ai genitori tutto quello che hanno imparato su questi tre attrezzi e vengono premiate. E quindi abbiamo visto anche come il CGFS è davvero meritorio nell'andare a sviluppare tutte le varie discipline sportive. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata di Weekend Sport. Voglio ringraziare la nostra ospite, Sara Colzi. Allora, avete pronto lo spumante per massa? C'è da brindare a questa eccellenza con il CSL Prato Social Club, che è pronto. Spumante in fresco, quindi. Fumata in fresco, ma probabilmente intanto incrociamo le dita perché il risultato insomma va acquisito, però la festa sarà rimandata alla settimana successiva in casa, dove insomma speriamo di avere più sostenitori, più tifosi. E allora più... facciamo l'invito ai tifosi pratesi, ecco, venite al Vittorio Rossi, quindi la domenica successiva, il 18 se non vado errato, 18 di marzo, a festeggiare la squadra del CSL Prato Social Club, che sicuramente se non è buona la prima sarà buona la seconda, avrà ottenuto appunto la promozione d'eccellenza. Facciamo questo invito? Facciamolo, sì, venite numerosi. Intanto grazie per il tuo intervento a Weekend Sport. Grazie, grazie a voi, è stato un piacere. L'appuntamento con Weekend Sport è rimandato di 7 giorni. Venerdì prossimo alle 21:20 non prendete impegni, perché c'è un'altra puntata di Weekend Sport. Buon proseguimento di serata a tutti.